Eccoci qua, ben trovati su Super Mario RPG. Nello scorso video ho esplorato il mondo delle armi e sono arrivato davanti alla fabbrica. Mi sono poi fermato dopo il boss perché insomma... Aiuto, mannaggia a te. Perché dico, sai, ho sconfitto il boss e c'è una fabbrica qui. Sarà il momento migliore per fermarsi, e lo è perché c'è questo tizio qui davanti. Vediamo un po' che combina. Qua che è, si può fare niente? Qua no. Belle ste mani a forma di mostro. La produzione è nei tempi? Sì, nonostante la sconfitta di Lamellotto, Arco, Lancidovic e della banda degli Axem. Di questo passo Fabbro Magno avrà un nuovo esercito, in men che non si dica. Un nuovo esercito! Non potete costruire altre armi, non vi basta tutti quelli che avete già causato? Ah no, e tu chi saresti? Lui è Mario. Ha chiesto a te, Mello. Arrendetevi ora finché potete. Interrompete la produzione subito, oppure lui vi salterà in testa. Cos'hai detto, batuffoletto? Martellini, fateli a pezzi. Ma contro dei martellini? Oh. Ma per chi ci hai preso? Guardali, cascano come mosche. Ui. Ah no. Però, o meglio, il tempismo c'è. Ah, oh, se... Oh, le mie mani. Bocca. Ecco, dicevo, il tempismo c'è nel difendermi, però mi fanno comunque un po' di danno. Allora, impiegato. E va bene, vediamo come ve la cavate contro di me. Ma si chiama impiegato davvero? Peach, fagli vedere chi comanda. Aha. Aha. No, allora lui gli salto in testa a lui. Cioè, veramente uso il martello, però... Vai, suono! Boy, fa male. Gli ha fatto un gran malox. Toh, mangiate queste, va. Ok, ora martellaccio! Pemmete! Senti, arriva lì. Vediamo come ve la cavate contro di me. Ed è una pippetta. Ma che ne so io? Ah, spero che abbiano imparato la lezione. Ci siamo quasi, Mario. Forza! Quindi devo premere il pulsante per interrompere la produzione. Chissà che fa questo interruttore. Ah, c'è solo modo per scoprirlo. Non succede niente. No, Mello, attento! Cos'è quella faccia, Mario? Ah, lo so, stai cercando di farmi guardare, vero? Beh, non ci casco. Già. Ok, grande. Oh, che paura. Mi sa che l'interruttore verde controlla questa gru. Mario, e che c'è? Ah, è Todd. Finalmente sono arrivato quassù. Adesso vi aiuto io. Principessa. Sono sgattaiolato fuori senza dire niente a te, cancelliere, perdonatemi. Volevo fare anch'io la mia parte per riportare le cose alla normalità. Principessa, sono così felice di vederti qui. Se posso aiutare sia Mario che la principessa, ho fatto bene a venire. Ma come può aiutarci? Ho portato tutto quello che potevo. Cosa vi serve? Oh, grande! Ma scusami, facci comprare gratis, no? Ma giri in cola, vai. C'è troppo da, c'è tutto al massimo, vai. Oh, le bibite tiramisù che me le ero finite. Detox di gruppo 1, vai. Solo questo? Nient'altro? Ah. Boh, andiamo avanti. Potrebbe essere successo qualcosa fuori. E questi sono ancora più grossi. Martellozzi al rapporto, signore. Martellozzi. Bitto sarà ultimato in tempo. Bitto. Siamo in anticipo sui tempi previsti. Fabbro Magno sarà fiero di noi. Ottimo lavoro, cari sottoposti. Più sotto lavoriamo, più forte Fabbro Magno riverrà. Le armi che qui produciamo saranno... Provate ad immaginare. Quando Fabbro Magno avrà conquistato il mondo di Mario, potremo fare tutto quello che vogliamo. Non è detto. Brutto branco di sprofoni. Sarò io a dominare questo mondo, non dimenticatelo. Mario, la Mellotto 2 e il Lancidovic 2 non l'hanno fermato. Ah, quello era il capo reparto, c'era la voce più profonda. Era sorpreso, diciamo. No, no, Mario non c'entra. Sono io quello di cui dovete preoccupare, non lui. Mario, stai per fare il salto più lungo della tua vita. Mi state ignorando. Bowser, con calma, Sono veloci.
Ehi, oh, che è qua? Psicobomba, vai un po'. Oddio, ho premuto. Insomma, mi ha lasciato il pulsante per un attimo. Non so cos'è successo. Ma non male. Vai, martellaccio! E. Vai, ma là. Non so, suono. Ho detto suono prima. Finché non sconfiggiamo il caporeparto, continuano ad arrivare sti cosi. Ma. Piatti, ecco, piatti. Ok. Quindi questi sono gli ultimi. Oh, ah, questo lancia i martelli. La cosa buona di questi martellozzi è che vanno giù con un colpo solo. E allora, caporeparto, che te ne è parso? Mauri è amato e rispettato. Io sono triste e abbacchiato. Il mio cuore è sconsolato. Ok. Niente gru qui? Ok. Ah, forse dietro. Ok, qua un altro tipaccio. Ah, stavolta è da solo. Ehi, tu sei responsabile qui? Sai cosa fanno le vostre armi al nostro mondo? Smettetelo subito con questa follia. Temo non sia possibile. Ogni dissenso nei confronti di Fabbro Magno comporta la fusione immediata. Fusione? Non mi fai paura, c'è Mario con me. I dissidenti verranno eliminati. La produzione proseguirà senza intoppi. Ok. Scusatemi. Psicobomba! Ok, perfetto! Grande Peach. Oh! Super salto. Ho letto che c'è un modo preciso per fare 100 salti. È premere A quando l'ombra di Mario si allinea con quella del nemico. Il problema è che avendo un controller wireless ho dai 3 ai 5 frame di scarto, quindi non posso prenderlo al 100% bene, però... Ok, 60, non tanto, quindi la magia non è... Oh. Dicevo, ho qualche secondo di scarto, quindi qualche frame, non un secondo. Ma un'altra bomba psico, vai. Certo, se giochi così, senza voler fare al 100% tutti quanti i salti richiesti, puoi tranquillamente farlo. La palla di fuoco quanto ti farà? Buono. Questo qui è un po' più resistente, mi pare. Ok, però comunque sì, riesco a difendermi bene. Tranne quando Mello ci ha preso quella schleppa incredibile. Ah, il martellaccio, quanto fastidioso quando sbaglio il tempismo con martello. Mi dà più fastidio di quando sbaglio il tempismo con gli altri. Allora, quanta vita gli rimane a sto coso? Andiamo con la super palla di fuoco allora. Niente, la magia proprio non è che gli fa molto. Vabbè, anche gli altri attacchi non è che siano proprio molto efficaci. Ah, Peach. Ah, che cavoli. Allora, cambiamo con Gino. Gino, supernova, lo sai. Boom, vai. Pensaci tu, finisci il lavoro. Bravo, bravissimo Gino. Migliore. Posto, Peach? È andato via, eh. Che paura. Ma non possiamo scappare adesso. Dobbiamo fare in modo che questi miserabili non tornino mai più nel nostro mondo. È proprio quello che dobbiamo fare, sì. Ah, siamo carichi? Va bene. Proseguiamo allora. Oh! Mario, che sorpresa vederti qui. Ma questo è capolinea per te. Non ti avvicinerai mai più di così a Fabbro Magno, quindi goditi il momento. Wow, sarai cibo per la mia incredibile creazione, magma armato! Bello! Top! Allora, penso che Supernova Gino non faccia molto.
Anche perché una macchina è debole alla magia. No, è una macchina. Cavoli. Wow. Provo con il super salto. Vediamo quanto riesco a fare. Ah, no, no. Mi sono accorto di aver premuto male proprio. Andiamo col Niveone. Vediamo un po'. Oh, la magia è efficace. Accidenti. Vai, supernova Gino. Mi sa che con questa il direttore della fabbrica se ne va a quel paese, ma non la macchina. Il magma armato no. Neanche il direttore invece. Porca zozza quanto fa male. Raggio fatale. Oddio che bellino. Fa male ma è troppo bellino lui. Allora la bibita tirami su a Mario, perché Mario non può essere sostituito. Deve sempre stare in prima linea Mario. Mellow, torna tra noi per favore. Ok, 100% mi pare. Sì, l'ho beccato bene. Scirocco d'acero, vai. Oddio, servirebbe quello più potente, veramente. E curiamo con un fungo medio Mario, dai. Ah, ci picchia. Meno male. Ok, perfetto. Allora, psicobomba, vai. Dovrebbe fare un gran male. Ok, il direttore se n'è andato. Quindi la macchina ogni due turni fa il raggio fatale. Vediamo un po' se con la ultra palla di fuoco. Magari, oh. Ah, certo, io sono scemo io che ci ho provato. Buono. Wow. Allora vado di sciroppo reale con Peach. Mario, facciamo un super salto. Però la vedo male, non riesco a prendere bene il tempismo con questo. Ah, però è andato. Ok. Vabbè. Ho pochini punti. La linea di produzione non si è fermata. Guarda Mario, le armi vengono da lì. Quello deve essere il posto dove Fabbro Magno produce queste armi. Per trovare l'ultimo frammento stellare e fermare la fabbrica, dobbiamo prima sconfiggere lui. Mario, ora non si torna più indietro, sei pronto? La nostra missione è quasi compiuta. E quando sarà il momento? Forza, diamo inizio alle danze. Ok. Amici, per questo video è tutto. A quanto pare Fabbro Magno è l'ultimo nemico da sconfiggere. Direi allora che nel prossimo episodio si concluderà la storia principale. E poi ci sarà un po' di post-game, di nemici che ancora non ho sconfitto. Allora, di modo, io vi ringrazio e in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. Ci vediamo alla prossima. Ciao!